leva mano, leva! Ma prima sai che lui l'avesse trovo. Ma sai da quanto tempo lo sapeva che Armonno c'era pure Armonno Novo. E siccome la gente ci rideva, lui sai che fece un giorno? Prese un ovo e lì davanti a tutti prese quell'ovo e senza complimenti paffete glielo fece recce dritto e nel vedè quell'ovo dritto in piede puro i più contrari, i più scontenti, San Marco ci cominciarono a credere, sì signora. Ma al solito, a sto porco di paese si forse trova appoggio per le spese della scoperta, io do qua, annà, fora. E siccome, siccome a quei tempi lì da allora regnava un re di Spagna portoghese, allora lui agnede in Portogallo e lì gli chiese di potergli parlare per un quarto d'ora. Gli fece una parlata un po' generica e poi gli fece dice: sa, io avrebbe l'intenzione, se lei mi aiuta, di scoprire l'America. Fece il re che era un uomo esperto. Sì, mi aiuto. Ma non puoi fare eccezione, ma sta America c'è, ne siete certo? Ah! Fece lui. Mi faccio maraviglia che un uomo come lei può dubitarlo. Allora lei vuol dire che lei mi piglia per uno che vi è qui per imbrogliarlo? No, signora maestà, lei si consiglia con qualunque, se è il caso di spiegarlo, e lei vedrà che Armonno arissomiglia, come lei me l'insegna, a un Portogallo. E basta averci un filo di capoccia per capire che dovunque parte d'aglia lei trova tanto sugo e tanta goccia. Il Portogallo è un'arancia, se uno deve chiarire. Dobbiamo chiarire, abbiamo bisogno di chiarificazione. Andiamo avanti. Il Portogallo. Basta che c'è un filo di capoccia. Lei trova tanto sugo e tanta goccia. Armonno, che è? Lo stesso affare. Lei va di Indovò, che non si sbaglia. Lei trova tanta terra e tanto mare. Gli è capace da sto ragionamento? Sicuro, fece lui, mi piace assai, vede, gli dico che sta argomento ancora non l'avevo inteso mai, però riguardo al compimento dell'impresa. Ma fermate qua, ma dico, c'è pure gente. Ma che ne sai di sta storia? Come che ne so? Le so perché c'ho buona memoria, no? Vabbè, che vuol dire che ci sei stato? Ma che significa non ci sono stato? Le so perché le ho lette. Nella storia più grande, più magnifica, che sarebbe il gran libro universale. Che l'altri libri, no, per dirne male, in un contrasto, saranno cose buone, ma l'ultimo sono tutti tale e quale. Leghi, e che leghi? Un'invenzione. Invece, con la storia universale. Ma non c'è da farci manco il paragone, che lì ci trovi scritto il naturale, degli fatti, di tutte le persone. Vedi, noi stiamo qui a parlare, ma non ci si pensa e stiamo qua. Ma invece stiamo tutti nella storia. E per questo, ma sempre soddisfatto, perché in qualunque storia che uno piglia tu non trovi una storia. Leggi un fatto. Oh, basta.
Dunque, per far breve il discorso, vabbè, fece lui, quel quappo messo lo mantengo, dice, mi confesso che io non ci vorrebbe avere rimosso, per cui sta storia qui è da falso corso, perché io si governassi da me stesso, ma che c'entra, direbbe annata adesso. Ma allora fece lui, ma con chi ho discorso? Ma voi chi siete? Il re? O un particolare? No, per essere re, so, non c'è questione, ma mica posso fare quel che mi pare. Vuol dire che voi portate i registri delle spese, l'esatta relazione che vi farò a parlare con i ministri, e i ministri di qualunque stato sono stati sempre tutti di nasetta. Il re orre te portano in barchetta, te fanno contento e coglionato. Così lui ci si ritrovò incastrato, ma dovevi per forza dargli retta, gli fecero la solita scoletta. Da Erode lo mandavano a Pilato invece di venire a una decisione. Sai, gli fecero, e qui bisogna formare una commissione, lei agnerà a spiegare di che si tratta, eh? E quando loro sono contenti ritorni pure che la cosa è fatta. Già che ho fatto 30, fece quello. Beh, dice, che vuoi fare? Famo 31. Ci agnete. E si ritrovò in mezzo a un riduno di gente da non crede, dove che malappena che c'entrorno l'interrogorno, tutti, uno per uno. E poi gli fecero, sarvognuno, ma questo c'è svortato del cervello. Ma lui parlava e manco lo sentivano, e più lui s'ammazzava per scoprirla e più quell'antri gliela ricoprivano. Ma lì secondo me nei segreti di quel complotto lì, ma manco a dirla, c'era sotto la mano dei preti, che mettete in testa che il pretaccio è stato sempre lui, sempre lo stesso, il prete sempre stato quello maccio nemico della patria e del progresso. In quelli tempi lì, sì, il poveraccio, se fosse Dio ne scampi compromesso, lo schiaffavano sotto catenaccia. Quel che era successo era successo, e se poi ti inventavi l'invenzione ti davano per forza la tortura nel tribunale dell'inquisizione. E una volta lì dentro lui defatti si è messo in diffidenza e fece, dice, ma qui per vicinato si sente un po' di puzza da bruciato, ma fresca qui ce vo' prudenza. Defatti tornò da sua eccellenza, gli fece, dice, ah beh, cosa hanno combinato? Sa, guardi, l'affare è un po' impicciato, ripassi un'altra volta, abbia pazienza. Ma lui pensò, ma qui giochiamo a palla, ma qui mi vanno a mettere nel canestro. Ma sai che nuova c'è? Meglio piantarla. Meglio piantarla. Cristoforo Colombo la voleva piantare. Ma la mattina, ma indovineci un po', la mattina, non gli viene l'estro di voler andare a parlare con la regina? E lì, defatti, come se trovorno assieme, lui gli fece, dice, sa, qui mi pare che è meglio dire le cose chiare. Tanti galli a cantare non se fa mai giorno. Ce vado, ce ripasso, ce ritorno. Io dico, dunque, beh, per quell'affare, e quale? Dice, quel gran viaggio de mare, e potrebbe ripassare un altro giorno. Ma che crede? Che ce ne ho fatti pochi di questi viaggi. Per cui dico, che famo? Dico, sacra maestà, famoli giochi. Per cui lo dica pure a suo marito, si invece va, manna che combiniamo, si no, vado a provare in qualche altro sito, che qui fra re, ministri, barricelli, sapienti, dice, è inutile a parlarne, per cui sa, me li ridia li giocarelli, che fottela.
Ma scusi le domande, dice lei. Ma lei che può? E tre navicelli. E puta caso quanto grandi? È sul genere di quelli che portano il Marsala a Riva Grande. Va bene, fece lei, vi sia concesso. Capisci siccome gli venne bene che glieli fece da per giorno stesso. E lui sortito appena da palazzo, prese l'omini, sciorse le catene e agnide in alto mare come un razzo. Eppure il mare quando è bello, che vedi quell'azzurro del Turchino e te ci strai longo lì vicino, te s'apre il cuore come uno sportello. Che delizia, senti quel ventarello salato, quel freschetto fino fino dell'onne che le muove il ponentino, che pare sia un affanni sconnarello. Eppure soltanto quel celeste, ma dimmi un po', ma chi lo direbbe che ci covino sotto le tempeste? Così uno finché non ci s'avvezza, ma che te credi che lui ci penserebbe, sì, fino a dove arriva la grandezza? Che lì mica te giova essere sapiente, eh? Non giova avecce testa o redintiva, col mare, ma se non c'hai immaginativa delle immagini, sempre differenti, che lì tu hai da riflettere con la mente, che quel che tu vedi dalla riva lontano, insin che l'occhio te ci arriva, pare chissà che cosa, invece niente. Che lì tu puoi camminare quanto ti pare, più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliaia d'ora, dove c'è il cielo ti pare finito, invece arrivi lì e cominci allora. E figurate quelli che ci stavano, ma figurate che straccio d'allegria, avanti, sempre avanti, tribolavano. E l'America, sì, fatte la pia. E poi con tante bocche che mangiavano, ma magna magna, si sa, per quanto sia le provviste, più stava e più calavano. Per cui qui dice, meglio vieni via. Defatti, capisci, un po' per porta, cominciavano a dire, ma dove andiamo? Ma sta accidente in qui, dove c'è porta? Che botta a botta, al fine venne il giorno che fecero, ma insomma, che famo? Gli agnederò davanti e gli parlorno. Gli fecero dice, ci dispiace di dirglielo davanti, ma qui chi più chi meno a tutti quanti sta bugiarda da qui poco ci piace, caro lei, qui non ci sono tanti sacramenti, qui ogni giorno di più che se va avanti se va dalla padella nella brace, avanti avanti, sono parole belle, caro lei, qui non ci sono tanti sacramenti, qui se... Si tratta della pelle! Già! Speriamo che lei sia persuasa! Se no, dice, non facci complimenti! Vadi pure! Ma noi torniamo a casa! Fece lui. Sì, avevi io intenzioni e potevi fa de meno di far viaggio e rifletteci all'ora dell'ingaggio, non mo che stiamo qui in agitazione, no? Che non si sa quando uno che si espone a da sta
col vantaggio e lo svantaggio. Almeno così fa chi c'ha coraggio. E glielo disse bene, con ragione, perché quando uno, caro mio, si vanta d'essere un uomo d'onore, quando uno ha dato la parola, deve essere sacrosanta. E si allunga la strada, o brutta o bella, magari Cristo ha da Maria ammazzato, ma la parola sua deve essere quella. Ma d'altra parte, quelli ciurcinati, ma pure loro bisogna compatirli. E lì soli, in mezzo al mare, abbandonati. Se dice presto, a rimanere tranquilli, eh? Capisco pure questo, ma capisco pure, dico, là in mezzo al mare, abbandonati. E ogni giorno era come il giorno appresso, eh? Oggi era brutto, te svegliavi domani ed era lo stesso, eh? Oggi era brutto, te svegliavi domani ed era lo stesso. E senza mai sapere dove uno annasse, Cristo, Gesù, Maria, manco li cani, deve essere stato un gran brutto trovasse. E io nella mia piccola ignoranza mi ci investo, fa tutto quel cammino, e arrivai in alto mare, arrivai insino a quello straccio di distanza e vedete la morte in lontananza. Vuole vive. E sentite lì vicino, nelle orecchie, la voce del destino che ti dice lasciate ogni speranza. Oh. Ma pensa a quel che deve aver sofferto quell'uomo, immassimato in quel pensiero, di dove di la terra c'è, sì, ne sono certo. E lì sul punto di esserci arrivato, essere certo per Cristo che era vero, e dove di, vabbè, mi sono sbagliato. Ma lui che, per quanto sia, già c'era avvezzo a parlare per convincere le persone, gli invece dice, andiamo con le buone, venite qua, spaccamo il male in mezzo. È vero, sì, si tribola da un pezzo, per cui va risolve sta questione, non c'è altro da fare che fare una convenzione, a me pare sia l'unico mezzo, che noi, pantri de due giorni, andiamo avanti. E sì, proprio non c'è niente, se ritrocede indietro, tutti quanti. Vi capacita? Vabbè, quelli ci pensorno, invece dice, dice solo due giorni solamente, gli invece lo dice, andiamo, e seguitorno. Ma lui capisci, lui la penso affina, e dar modo che agive non li venti, lui capì che la terra era vicina. Per cui dice, intanto se cammina, dunque dice, intanto famoli contenti, che tanto qui si tratta dei momenti, dei fatti, come venne la mattina terra.